Siamo nel santuario della Rivelazione a Roma, nell'abbazia delle Tre Fontane. Ieri vi abbiamo accennato alla storia di Alexandra, questa donna che praticamente non è molto praticante, va in questa chiesa e vede l'immagine della Madonna che le indica una direzione, dove poi trova questa Madonna che ha tra le sue braccia un bambino, cioè Gesù, di circa 4 anni. Per chi ci ha seguito ieri sa che Alessandra stava vivendo un momento difficile, sia perché era un po' perseguitata dalla seconda moglie del secondo marito, e sia perché il figlio minore del suo secondo marito, quindi un figlio non suo, viveva una vita particolare, difficile, piena di problemi. Alla fine Alexandra si convince che la Madonna le affida quel bambino e lei lo cura e lo segue per 20 anni, per più di 20 anni. E quel bambino cresciuto comunque resta una persona dal carattere difficile, si trasferisce lontano da Alexandra, però tutte le volte che ha dei problemi la chiama e lei dice queste parole: tu sei una madre per me, una vera madre, tu sei mia madre. E Alessandra, quando sente queste parole, risente le parole della Madonna che quel giorno le disse: prenditi cura di questo bambino come se fosse tuo. E sente, mentre ascolta queste parole di questo suo non figlio ormai diventato suo figlio, tutta la forza, tutta la tenerezza che le viene da Maria, dalla maternità di Maria. Nel 1947 la Madonna appare nel santuario, oggi santuario della Rivelazione, a questo Bruno Cornacchiola, che era un anticlericale, un comunista, e gli dice queste parole. Ecco qui il significato della storia di Alessandra che vi abbiamo raccontato. Gli assetati e gli smarriti verranno qui a pregare. Qui troveranno amore, comprensione, consolazione, che è il vero senso della vita. Qui, in questo luogo della grotta dove sono apparsa molte volte, ci sarà una porta che avrà il nome di Porta della Pace. Tutti devono entrare attraverso questa porta. Come Alessandra, abbiamo scelto anche noi, ci dice nel suo testo Suor Catherine Auben, abbiamo scelto anche noi di entrare attraverso questa porta della pace. E come Alessandra, ciascuno di noi deve entrare attraverso questa porta della pace, perché prima o poi tutti ci troveremo ad essere assetati, ad essere smarriti, come lo era Alessandra e come lo era Joan, il figlio del suo secondo marito, ma figlio non suo, diventato suo. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!